In che cosa consiste il manifesto sul dolore che è stato di recente approvato e quali sono i punti chiave? Il manifesto sul dolore è un manifesto costruito da diverse società scientifiche che si occupano di dolore, ma anche da cittadinanza attiva, quindi è evidente che si tratta di un documento condiviso con la società civile, con i pazienti, col mondo dei pazienti, e che intende sottolineare l'importanza della problematica del dolore e quindi della sensibilizzazione da una parte dei professionisti della salute ad avere massima attenzione di questa problematica e dall'altra però anche una sensibilizzazione sull'opinione pubblica, perché molti non conoscono in effetti che c'è la possibilità di curare il dolore, così come c'è la possibilità di curare tutte le altre patologie, le altre malattie. Quindi di fatto il manifesto ripercorre un po' quelle che sono stati gli ultimi anni dal punto di vista anche mediatico, diciamo, della scienza per quanto attiene il dolore a partire dalla legge 38 del 2010. Quindi il punto di partenza è la legge 38, una legge appunto di più di 10 anni fa che sancisce il diritto a non soffrire. E poi da quella legge ovviamente si scende nel particolare, si evidenzia come in effetti il dolore sia una patologia come tutte le altre, come tutte le altre poi deve essere curata, come siano afflitti da dolore più del 20% della popolazione nazionale italiana e quindi come si tratti anche di un grande problema economico e sociale. Quindi il manifesto affronta la problematica della formazione dei professionisti, quindi dei medici, dei sanitari tutti, alla problematica del dolore, trattandosi di appunto un tema che soltanto negli ultimi anni è stato attenzionato. E ancora mette in evidenza l'importanza di una corretta informazione della popolazione su quello che è e su quello che si può fare. È evidente che altro aspetto importante su cui si sofferma è la costruzione di una rete di terapia del dolore, rete di centri di terapia del dolore che debbano dare supporto, che debbano essere meglio strutturati, perché è evidente che il manifesto si fa non perché abbiamo raggiunto l'eccellenza, ma perché c'è un percorso da fare, è un manifesto di sensibilizzazione, quindi sia della politica in senso più generale, sia degli operatori sanitari e sia dell'opinione pubblica. Di che cosa parliamo quando parliamo di dolore cronico? Che tipi di dolore cronico esistono e quanti italiani, ne soffrono? Il dolore cronico, che peraltro per definizione è un dolore che perduri per oltre 3 mesi, viene definito di per sé come una vera e propria malattia. Il dolore cronico non serve più per allarmarci, non serve più per difenderci da un agente esterno, e quindi diventa di per sé deleterio per l'organismo. Il dolore cronico è qualcosa che va a condizionare tutti gli apparati, apparato cardiocircolatorio, a sistema nervoso, apparato digerente, apparato endocrino, quindi è qualcosa che non può essere più considerato come il dolore acuto, un aspetto positivo di difesa, ma oggettivamente è qualcosa che va combattuto. Il numero di pazienti affetti da dolore arriva a circa un quarto della popolazione. Ci sono casistiche che vanno dal 22, 23, 25, 26%. Questo cosa significa? Significa che noi abbiamo una popolazione con grandi problemi dal punto di vista anche della disabilità, perché dolore è uguale a disabilità, grandi problemi di tipo economico, perché il dolore e la disabilità costano in termini sociali e tutto questo quindi va governato. La domanda è possibile farlo? Ma sicuramente sì, sicuramente è possibile fare meglio di ciò che abbiamo fatto fino ad oggi.